li ho fatto, però ci ho messo tipo un'ora e mezza per trovare i giocatori giusti da usare. Allora, devo fare una partita di Rivals perché mi mancano 2 punti per arrivare a fare la Weekend League e poi testiamo anche robe nella Weekend League, in questo caso anche sulle Rivals, quindi possiamo pure provarlo adesso. Nella squadretta l'ho preso apposta Robben perché comunque mi fa il link con Depay, Promes là. Poi ovviamente Promes lo voglio upgradare a Europa League, a quella Road to the Final e basta. Per il resto ci siamo. Poi il terzino d'argento, sposto Davis a sinistra, metto Bellerin a destra e poi basta, ci sta così. Se trova qualcuno magari ci sbrighiamo e la finisce. Ma io non so, Depay ragazzi, io lo vedo un po' lento, lo vedo un po' lento Depay ragazzi. 200 di ping, meno male che mi hanno messo la fibra a casa, meno male. Che a me sta laggando ogni 2x3 sto gioco, forse o è il gioco che sta andando male, i server, o il mio internet che non va bene. Penso il mio internet perché il gioco non ha problemi. Cioè almeno agli altri non dà problemi, solo a me veramente, però vabbè. Ci teniamo sto gioco così. Guarda, tutto rosso sono, non so se si vede. Ma non so se si vede. Ci sono stati dei problemi, non so, alla centralina, cosa del genere, dovevano aggiustare sta roba. Abbiamo chiamato addirittura, ma non ne hanno fatto niente, sono stati a mangiare, non lo so, i pasticciotti, che ne so. Non capisco io, ragazzi, sinceramente, però. Boh, facciamo queste non mi interessa. La colpa non è mia. Colpa di questo internet. Guarda, tutto a scatti, vabbè, così dobbiamo giocare, posso fare io. Posso fare niente. Vai. Va visto Promes, no? Sì. Cross. Tira. No, l'ha presa il portierino. Le mie solite mosse nel modulo. Allora, qua va lui, poi devi si sposta a sinistra e qua Bellerin, basta, basta, basta. Ormai so a memoria tutto. Peccato però questo gol, questo tiro poteva entrare sinceramente, era un gol assicurato. Come si chiama quello che... Robben? No, non l'ha presa manco Robben. E se non l'ha presa Robben è molto grave. Allora... Robben l'ho provato pure un pochetto, no? Allora, a livello di dribbling è bello forte. L'unica cosa che un po' mi dà fastidio è il suo 2 di piede debole, che magari non ti può fare quel gol a incrociare, siccome lui è un'ala destra. Però per il resto è abbastanza, cioè è buono, voglio dire. È molto agile, non si sente, cioè l'85 di agilità non è proprio il top, però... Non si sente tanto, si è molto agile sul pallone. Ecco, in poche parole. Ecco, guardate. Pam. Ed è uno. Ad esempio, poi ovviamente ti può fare c'è un bel giocatore. Ah, c'è la corsa di Sterling, quindi è molto curioso quando corre. Però è molto forte, sì. 130.000. Me l'hanno fatto sicuramente a 130.000 perché un giocatore non è che non si linka molto facilmente, questo sicuro. Anche in realtà no, se fai una squadra tutta olandese con Depay in attacco, poi c'hai Wijnaldum, c'hai vabbè, Bergwijn, vabbè, per dire, Van de Beek, c'hai tante possibilità, voglio dire. Quindi non è vero che non si può linkare facilmente. Dipende sempre dalle opzioni che hai. Se, comunque non è facile da linkare se hai una Bundes o se hai una Serie A, quindi là no, in quel caso no. Però secondo me l'hanno messo più che altro per il piede debole, pensavo costasse di più. Perché i 5 skill sono buoni, cioè si sentono tutti. Vai? No. Vabbè.
Rodrigo best attaccante come l'anno scorso praticamente. Spaccavo tutti l'anno scorso. Bravo. Boom. Va in incrocio. Bella Memphis, bella per Memphis, signori. Dai, Robert, no. Però ci stava, dai. Mezzo, bravo capa. Cioè sì, bravo capa, perché ho detto bravo capa, ragazzi. Gnabry pure l'ho fatto, però... Beh, ci stanno pochi giocatori della Bundes come lui a livello di centrocampisti, però... Ad esempio c'ha il 95... Velocità scatto. Boh, sembrano molti di meno. Molti di meno. Molti, molti. Cioè, per me è più veloce un Promise. Questo qua, il base. Per me, poi. Per quanto ho visto io, è così. Poi penso per gli altri. Penso sia così anche per gli altri, veramente. Però. Penso che la Weekend League stasettimana andrà bene. Non so, me lo sento. Perché è una squadra abbastanza. È bella, l'ho costruita abbastanza bene. All'inizio pensavo che quelli Gnabry non l'avrei elencato come si non l'avrei elencato bene, ecco. Però ho trovato che con questo modulo lo puoi linkare CC con i vari difensori centrali e così ti fai, lo fai a 7 più o meno. E stai là, voglio dire. Poi lo sposti perché ho messo poi un centrocampista, un CC, però che è molto equilibrato, è tipo un Sissoko, però secondo me a parere mio più forte, cioè delle statistiche migliori. E l'ho messo, lo sposto Gnabry e quindi lo faccio fare tipo il CDC, no? Quasi difensivo. È più bello così, secondo me. L'ho costruito abbastanza bene. Poi Robben, ragazzi, è bello veloce, spacca tutti. Ma che vuoi? Non vedi che sta sopra? Che so io? Quando l'ho visto come stava, stava bene. Poi qua rimpicciolisce tutto, non è colpa mia. Bravo Burki. Beh, comunque... Mamma mia. Comunque Alaba... È uno dei migliori difensori secondo me, perché qualche volta lo faccio partire dalla difesa col pallone e mi imposta quelle azioni importanti, diciamo. Perché corre un sacco Alaba, la verità. Se vi devo dire la verità, corre un sacco. Come difensore centrale pure. Ha una buona difesa, soprattutto. E niente da dire, su questo non c'è niente da ridire. Torosso. Gol, vabbè. Io ho questo problema, sempre, non capisco perché. Non so cosa devo migliorare. Quando prendo un contropiede o quando... Non lo so. Pure se stanno in area di rigore tutti i difensori, me li saltano tutti e segnano. Io non so cosa devo fare. Io non lo so. Cioè, a livello... Nel senso, per andare a segnare, vabbè, ci siamo, però... Voglio dire, a livello di difesa non riesco a trattenere i giocatori, non so perché, non lo so, questo problema. Anche se tipo sto in vantaggio di 4-0, 3-0, per esempio, mi faccio recuperare, non so come, ma mi faccio recuperare. E questa è la cosa che più mi danneggia a livello di gioco. Comunque... Oppure questo 82 qua della Championship che ho fatto, se volete me lo faccio vedere. Se magari Roderico non mi spinge. Fiorente, il vedi. Capa, capa. Mamma Burki. Se non ci fosse Burki. Se non ci fosse solo Burki in questo momento. Ok, dai. Ripartiamo, tranquilli. È morto. È fallo, sicuro. Vai di qua, ecco Davis. Vabbè, Davis pure ragazzi è fenomenale, niente da dire. Niente da dire Davis ragazzi.
è forte. Secondo me è il miglior terzino sinistro. Mendy no, non mi piace. L'ho provato, ragazzi. Mendy non mi piace, non mi piace proprio. Non lo sento. Non lo sento mio. Mi sembra più scarso di quanto. Cioè, è sopravvalutato, ecco, in poche parole. Secondo me è sopravvalutato. Ehi, super rigore questo. Che faccio? Gli faccio er cucchiaio. Gli faccio er cucchiaio. Allora, qua ci vuole Robben. Attenzione Robben. Mira di qua Robben. Poi Robben. Decide di fare uno scavettino. No, no, ho fatto il time coso là, come si chiama? No, si era pure buttato, era perfetto. Mi ero dimenticato di sta cosa, non la faccio mai. Mi ricordavo anche di averla tolta, però. Comunque devo anche impararmelo, sinceramente, sto coso del time finishing. Perché ti aiuta un sacco cioè a farti entrare il pallone più che altro. Guardalo, Gnabry, guardalo. No, 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 no. Ovviamente c'è il portiere, non so da quale nazione venga questo portiere, para tutti i tiri. Io ho Burki in difesa, non è un. Cioè, in porta. Non è niente male, però secondo me Pop para di più. Sinceramente Pop para di più per quanto mi riguarda. Attaccalo. Boom, Elvedi. Vedi super carico sto Elvedi, ragazzi. Però magari se Depay magari fa la corsa. Non ci credo. Non ci credo. Ci posso semplicemente credere. Ecco qua. Richarlison. Voglio vedere se segna. Bravo. Idioto. Belle ste cose rosse qua sopra, ste icone rosse bellissime. Sembra Natale. Allora. Ma vabbè, Robertson con 82 di velocità corre quanto tutti, tutta la squadra mia. Vai, vai, bravo. Vai Sinclair, fai vedere quanto sei forte. Quanto sei scarso, volevo dire. Vai, quello che è? Zuma, no, sicuro. Guardalo, Promise. Vabbè, Depay non poteva prenderla di testa in questo caso, però vabbè. Ragazzi, dopo sta partita gioco la Weekend League. Se volete restare restate, mi raccomando, iscrivetevi, lasciate like, commentate. Ci sono sempre tanti video, quindi. Vabbè, poi c'è anche Promes che prende il pallone. Di testa, ovviamente, best difensore ever. Anche se contro gli altri non li fa mai gli interventi, però contro di me sì, quindi. Il miglior giocatore che ho in questo momento. Vai. Gnabry, tira sta stecca però, mamma mia, Gnabry. Mi fai pentire di aver speso 200.000 crediti per te ogni tanto. Cioè, in realtà me ne pento di aver speso 200.000 crediti per te, però questo non l'ho detto a nessuno. Potevo fare un attaccante più forte, potevo fare un centrocampista più forte di te, sicuramente 1000x più forte. Però così è andata, ragazzi. Quanto sta sedia perché se no non mi vedete più. Oh, magia. No. Begam, ha messo Begam ragazzi, è finito. Ha messo pure Marega. Marega. Quello del Porto. Che nazionalità è? Non lo so, mi sa. Boh, non lo so. Nazionalità strana, però. La nazionalità.
E qua mi sa che finisce male. No, scherzo. Vai Robin. Robin, sei ritornato tra noi, sei ritornato. Mannaggia Robin. Perché vi ho acquistato? Scherzando, ragazzi, li voglio bene a Robin io. Li voglio bene a lui. No. Van de Beek. Segnato, lo sapevo io. Vado sempre in vantaggio prima di tutti, poi prendo sempre il gol dopo. Va bene. E fin qua ci siamo arrivati tutti quanti. Bello. Attenzione, salta il suo compagno di squadra. Ne salta uno, ne salta due, fa la bicicletta, se ne va. Ma che schifo, potevi tirare un poco più forte. Non ti costava niente, non credo. Bravo, il vedi. Avanti, corri. No, me ne fai. Perché non hai tirato a caso pure? Basta che prendevi la porta più o meno, stiamo là. Attenzione, ne fai. L'hai visto? Sì. Eccolo. Robben. Ma è andato da solo, io non gli ho detto di fare niente, vabbè. Bello. Vai Alaba, ma quanto è forte ragazzi Alaba. Niente da dire, niente da rimproverare a questo giocatore. È fantastico, niente da dire. Beh comunque devo farvi vedere un gol per chi non ce l'ha prima, comunque bellissimo. Spettacolare. Sarebbe questo, sì. Bello, ovviamente niente da dire perché questo giocatore è troppo forte. Niente da dire, niente da dire. Adesso mi sa che è il momento della Weekend League. Signori e signori, è arrivato il momento. C'è la Weekend League, è il momento di giocare. Lasciate perdere le rivals per un po'. Perché meno 7? Ogni volta che pareggio mi dà sempre meno 7 punti, meno 7 punti, meno 7 punti, meno 7 punti, meno 7 punti. Niente obiettivi, gioca, fu Champions, che bellezza. Questo è una delle modalità che amo di più. Perché? Perché ci sono i premi, non per altro, ovviamente. Come? Prossima competizione. Mi interessa, io voglio giocarla oggi. Mi rompo. Devo giocarla oggi per forza. Io mi ricordo che me la faceva giocare, aspetta. Perché scusa, non posso giocarla. Dai, fai il buono su. Dai, gioco, ti prego. Fammi giocare su. Ma non mi interessa. Dai. Perché non posso giocarla oggi? Che problema c'è se la gioco oggi? Non mi cambia niente al gioco. Dai, devo spaccare qualcuno. È brutto, se no così, cioè. Ma dai, su. Dai. Mena però. Ok, vabbè, ho capito. Non vuole farmi giocare, basta, abbiamo capito. Di solito il venerdì me lo fa fare, ma forse si può fare solo il venerdì e quindi così me la sono presa da un'altra parte, ragazzi. Allora, adesso ci stiamo e giochiamo Rivals. Ok, va bene. Che ho sbagliato io a non farmi ieri, a non
a non riscattarlo ieri perché sono stupido. Mi sentivo così carico per giocare la VL questa settimana, invece no, non posso giocare, perfetto. Ed è proprio là che non entra più l'avversario. Guarda, si è fermato a 37. Quindi vuol dire che dobbiamo fare un'altra partita. Easy clap. Ci mette sempre 50 anni a cercare una partita. Io non lo so, ragazzi. Io non lo so. Comunque questi 82 che vedete, no? Tipo degli obiettivi. Questi qua tipo di colore con la carta grigia, sono fortissimi, sono a dir poco forti. Boh, allora, quelli che mi spaventano di più sono... Allora, la difesa non credo, a parte Jimenez forse. Jesus Navas, poi vabbè Odegaard mi un po' mi intimorisce. Poi invece Hazard pure, Griezmann, diciamo così, è così, a parte che c'ha un buon dribbling, però per il resto niente. Qui a destra c'era tipo Beckham, penso che lo sposta quello. E metti Odegaard poi a cosa? Sulla destra. Ok, adesso spacchiamo tutti, ragazzi. Dai. Vai. Bello sto gioco, ragazzi, spettacolare. Dai. Comunque Marcelo, secondo me ragazzi, se vi devo dire la mia, allora, è forte come giocatore in generale, alla finalizzazione, a tutto, è un giocatore completo, però gli manca la velocità che è importante, molto molto importante, per un terzino soprattutto ragazzi. Sta Weekend League, ragazzi, se giocavo sta Weekend League, secondo me spaccavo qualcuno. Sta Weekend League spaccavo qualcuno. La settimana scorsa ha fatto un poco schifo, però vabbè, si può fare sempre meglio, si può migliorare. Secondo me con sta squadra potevo riuscire a fare meglio. Se il cane mio sta zitto, sono zittisco io. Pericoloso, pericoloso il signor Griezmann. La faccia. Allora, sposta. Vai. Shit. Oh. Vai, ma Depay, non, che senso ha che mi stai là vicino? Boom. No. Che schifo. Vai, sposta. Boom. Boom. No. Vai, vai. Girati. Boom. Bam. Vai. Fa schifo. Vai. Boom. Lo sapevo. Questo qua l'ho visto, mi pare, in una review, no? Questo giocatore qua, Soler, come si chiama? Boh, diciamo che è forte, però vabbè. A me sta sembrando così e così. Nel mondo.
Vai. Posta di qua. Bravo Robin. Smancate un altro. No, non già te. Ho sbagliato io qua, secondo me. Fate tutto giusto. Fate quella roba. Alaba, ragazzi, è un easy clap. Guardate, easy clap, ok, guardate. No, a boy, no, non ci credo, ci posso credere. Ma a bagno su. L'ho presa, basta, ho preso. Ho preso Intercoso, ho preso. Che golletto. Comunque Griezmann, boh. Non so voi cosa ne pensate di Griezmann, però a me sembra una bella carta. Non so perché dicono che fa schifo. Se lo linki con tutti sti francesi che ci stanno, ragazzi, cioè Ben Yedder. Mannaggia la miseria. Ben Yedder, ci sta Gosu, Dembélé, San Maximen, Martial, chi altro ti devo aggiungere? Non lo so, qualcun altro, cioè Alessandro Iniga è uscito. Io ce l'ho per esempio, però mo sto usando Robben. Mi trovo che sto trovando bene, sinceramente. Che quell'Alessandro Iniga mi pare costava 600k più o meno. Ci credo. Dai, secondo tempo ragazzi, spacchiamo tutti. Ci schifo. Bello? No. Bravo. Marcello ragazzi, boh. Io sinceramente me lo prenderei, ma non so perché. Una questione quasi di affetto, perché tutti gli altri anni me lo sono preso sempre. Mi è sempre piaciuto come giocatore. Comunque, guarda. Comunque Robben è forte. Però corre come una gallina, però è forte. Non capisco, ma non c'entrano manco la porta, quello è il bello. Con il loro piede forte. Avanti. Vai. Vai, ha visto? Adesso
Oh, è fallo. Almeno a casa mia è fallo, poi vabbè, non so a casa degli altri. Ma boh, mi fa le cose a me. Oh, sbaglio io sicuramente, però vabbè. Io ci provo. Bello. Cioè, ah, si è girato a destra. Cioè è andato dall'altra parte dove volevo andare io a casa. L'ha presa, bellissimo. Allora, rigore. E mo si fa il cucchiaio. Se non mi riesce. Vabbè, ragazzi, incomprensioni, incomprensioni. Pensavo fosse rigore. Ho detto, vabbè, stonks. Ho detto, però vabbè. Vai. Fa un bagno, va. Su. Fallo. Casa mia è fatto poi. La tiro con Robben per i ragazzi, perché sennò poi mi sembra brutto. La metto bella. Precisa proprio, all'angolino. Bello. L'ha presa di chi? Vabbè. Io ci ho provato, sono un po' di niente. Ci ho provato. Prendilo. Idioto. Sei proprio un idioto, devo dire. Vai. Comunque ho notato, ha abbassato mi sa la profondità, non l'ho alzata. E quando batto le rimesse dal fondo, mi trovo i giocatori tipo tutti così, tutti separati sui lati, non so perché, però vabbè. È così, quanto pare. Guarda come gira, guarda. Guarda. Mamma mia. Hazard, mi ricordo, cioè si è rovinato secondo me andando a sta squadra che poi a pezzi ormai, voglio dire, non, ormai diciamo è arrivata al suo apice, ecco. Boom. Boom. È fallo. Ed è qua che si fa il cucchiaio, come ho detto prima, è il cucchiaio. La qualità del signor. Io faccio fare a Depay, a Robben, a chi? Veloce così a botta. Se qualcuno riesce a scrivere prima del previsto. Io intanto seleziono Robben, poi. Se non volete scrivere, non scrivete. Va bene ragazzi, questo era il cucchiaio tutto calcolato, in realtà era centrello, volevo mettere centrale, ho visto che se stava tutto centrale l'ho messo un pochetto a destra. Non si sa mai, non si sa mai. Questo qua starà sclerando in tutte le lingue. Sicuramente, sono sicuro. Guardate Alaba, guardalo. Vai. A fa un bagno, va. Vai. No. Bam. Che è Robben? Il best CDC, ragazzi. Ah, mamma mia, best CDC, no. Boom! No! Sto quasi passava da sopra la gol.
Ragazzi, si è passata sopra il gol. Prendilo. Vai. Bravo che l'hai visto scattare. Mannaggia. Però Gnabry. T'hanno tagliato la gamba. Ma com'è possibile che non corri? L'anno scorso correvi. No, era fantastico. Era fantastico. Era. Prima. Prima che tirasse era fantastico, poi eccolo Robben, è il momento suo ragazzi. È arrabbiato il signor Robben, è arrabbiato. Con il... No, volevo fare con il due piede debole ragazzi. Ed è là che sarebbe stato Stonks. Cos'è? Punizione. Mo' ia tiro di potenza ragazzi. Provo a fare una knuckle ball così per... Tanto è finita la partita. Allora, ci può tirare? Ok, dammi Robben. Ok. Ah. Beh, in realtà aveva indicato di là, però il pallone ha fatto così e scialla. Comunque è una vittoria, ragazzi. Si porta a casa. Non c'è da lamentarsi, questo è sicuro ragazzi. Però secondo me che stile intesa di dove mettere a Robin, che io non capisco, secondo me è già buono così com'è, però che stile intesa di dovrei mettere secondo voi? Se volete scrivete, non so. Non vi costringo a scrivere. Voglio dire, fu Champions. Ti prego, ma perché non mi fai giocare? Sei cattivo. Brutto sto gioco. Fammi giocare a me. Dai, però, non è giusto. Devo giocare. Aspetta, ho visto una roba strana. Aspetta. In qualche modo devo riuscirci, non so come, ma ci devo riuscire. Non posso non entrare e giocare, dai. Su qua, che schifo. Cattivo. Ma pure se fosse stata di domenica, va bene. Voglio soltanto giocarci. Pazienza, 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 pazienza. Aspettare che... Allora, ci sono delle partite che... Aspetta, che sto facendo? Boh. Forse mi mancano poche partite, devo aprire un pacchetto Ultimate, già che lo apriamo. Due partite, un pacchetto Ultimate. Due partite. Magari troviamo Neymar oppure troviamo Simi, è uguale, però importante che ci proviamo. Importante è provarci sempre. Secondo voi sarebbe una bella squadra da usare Weekend League? Secondo me sì, ragazzi. Una bella squadra, esotica. Ci starebbe, secondo me. Lo sarei in liga una squadretta del genere. Poi secondo voi non lo so, però secondo me questa è una bella squadretta esotica. Da utilizzare. Bailey, Bolasie. Io ho pensato, non so se per voi è giusto, tanto li lascio sempre 10 di intesa, no? In game faccio il cambio, tolgo Promes e metto Alessandrini, secondo me Stonks, proviamo, tanto non ci costa niente, c'ho sto cambietto, c'ho pure Bolasie, però non mi cambia, voglio dire, alla fine, però secondo me è un bel Alessandrini. Ti dà quella qualità in più, 100k in più di qualità. Alessandrini, autentica qualità. Allora, si sposta lui, poi fai switch lui di qua, metti Bellerin di qua, poi vai di qua e fai
e metti il signor Alessandrini. Ed è là che tutti devono aver paura. Quando metti Alessandrini. Però vorrei fare una cosa, ragazzi. Ho il coraggio, ragazzi, di mettere Robben punta. Penso che gira bene. Ora sto provando punta. Vediamo se gira bene sto Robben punta così. Partiamo da dietro. Non si sa mai. Aspetto che viene, magari si sistemano un pochetto. Sta sempre qua, sempre qua. Sta. Guarda come difende bene. C'ha mezze gambe, però vabbè. Non è questo l'importante. Basta che ti impegni. Sinclair, dai, sei più veloce di Lucas Moura, però. Capito, però. Mannaggia Vardy. L'ho presa qua. Vabbè, adesso non si scherza perché abbiamo fatto il modulo della vita, quindi adesso non si scherza con Alessandrini, guardatelo. Guardate com'è bello. Guardatelo. Questo va dritto, non lo ferma nessuno, per quanto è forte. Invece Robben, secondo me, se fa la punta è ancora meglio perché è bello forte. Invece Alessandrini, guardate, lo si imbuca, fa sti tiri così belli potenti e la incrocia. Secondo me è best, proprio spettacolare. Boom. Vai Robben. Vai. Signor Tizio Sempronio. Robben se ne va. Boom. No. Dai. Fai il serio. Ah, stai. Gira, Gnabry. Da, no, questo è una scandola. Allora, boom, no. Boom. Una cosa. Turu 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 turu. Così stiamo, secondo me così è perfetto. C'è Robben punta, non lo vedo proprio. Non lo vedo proprio, ragazzi, sinceramente no. Levate Robben punta. Sistematevi. Ok. La gioco dietro col signor Burki. Guarda come dribbla. Dai di qua, Alaba. Vai Alaba. Oh, segno con Alaba, ragazzi. Segno con Alaba, basta. Sono impazzito. Sono impazzito. Vai Alaba, no, io voglio segnare con Alaba, non mi interessa. Questo è l'obiettivo di sta partita. Tacca, boom. Cioè, secondo me, se metto Alaba punta, ragazzi, gira una favola. Secondo me, ragazzi. Non sto scherzando. Secondo me, gira una favola.
Secondo me è un poco più forte. Sarebbe entrato. Però De Pai, cioè, a fastidio sta cosa, non mi interessa che sia un attaccante, mettici sto piede, no? Provaci, non lo so, in qualche modo fai intercettazioni, fai qualcosa. Prendi, oh, bello. Comunque mi ricordo, mi pare qualche partita, no? Vedevo sempre il Vedi, no? Il difensore, che saliva da solo così, detto. Qualche volta, ragazzi, andò pure al tiro. Sto scherzando, non sto scherzando. Però secondo me si ha la basale. Io gli do il comando, no, come a Sergio Ramos, che lui fa, di solito sale da solo e impazzisce. Gli do il comando, gli dico di salire. E magari lui qualche tiro me lo fa, ragazzi. Secondo me, poi. Secondo me me lo fa. Vai. Ma. Attenzione. Boom. Vai Alaba. Alaba 90 di velocità, ragazzi, non sembra, ma c'è 90 di velocità. Guardalo, guardalo. Boom. Alessandrini best. Non so. No, aspetta. No. Beh. Ha messo Gabriel Jesus, mi sa. Non so se ce l'abbiamo, non mi ricordo. Questo qua sta arrabbiato. Sta arrabbiato forte, secondo me. Vai, vai. Vai Alaba. Guardate Alaba. Raga, ma Alaba è il best difensore centrale. Ragazzi, di che stiamo parlando? Di che? Ma io faccio salire Alaba, ragazzi, non sto scherzando, lo faccio salire. Lo faccio salire. Ma io metto la cosa là che la fa salire. Le tattiche, mi sa, no, no, istruzione, scusa. Scusate per la mia ignoranza. Là. Partecipa all'attacco. Basta. Ragazzi, l'ho detto e lo faccio. Questo va in attacco, fa i golletti, fa le robe. È interessante, interessante. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un like, guardate tutti gli altri video, commentate, vi lascerò un cuoricino in caso. E niente, adesso facciamo sta partita. Vediamo Alaba che partecipa all'attacco. E vediamo com'è worka sta squadretta. Bravo Alaba. Io voglio vedere Alaba in attacco. Basta, Alaba corre quanto Alessandrini in altro poco, ragazzi. È un treno merci. Si ferma. Boom. Fermo. Alaba, sali. Alaba. Così. Aspetto Alaba, tanto uguale se lo aspetto. Alaba, sali. Perché non sali? Non ti piace salire? Ti ho dato il comando. Non è che ti ho detto se vuoi sali. Tu devi salire, è diverso. Vabbè, intanto magari faccio un golletto, tanto che me ne frega a me. Di destro! No, vabbè. Due piede debole, cioè per due piede debole, secondo me questo è un ottimo tiro, è un ottimissimo tiro. Destro! Due piede debole, ragazzi. È questo che lo fa un poco peccare, secondo me, perché se non fosse per quei due piede debole sarebbe fantastico. Quanto mi riguarda, poi prendilo. Bravo Elvedi. Elvedi, Elvedi, ragazzi. Vai Alessandrini. Alessandrini. Ti sei Alessandrini? Guardate quanto qua Alessandrini. Opla. Boom. Bello. Spettacolare. Bella. Bel gol. Ragazzi. Questo qua sta rosicando, io sto praticamente, mi sto divertendo un sacco a fare quello che voglio io questa partita, però vabbè, un po' mi dispiace. Secondo me faccio più gol quando mi sto bello tranquillo a non fare niente, che quando traiardo. Mi sento più,
così più sciallo, ecco, un po' che parola. Allora, vai. Memphis, fisso, Memphis. È partito, signore, è partito. È impazzito. È pure impazzito ed è partito. Vai, girati. Mandala di qua. Però l'alba non sale, ragazzi. Ho dato il comando, ma non sale. Non so perché. Vai, Davis. Seminalo. Prendila. Bravo, Sinclair. Bravissimo. No, pensavo andasse sulla destra, li stavo già preparando. Ah, cosa non so, gioca abbastanza chiuso. Che è successo? Ah, questo gioco sta giocando chiuso, ragazzi. Tutto in difesa sta. Messo ultra difensiva, ha messo. Vai Alaba. Lo sai che non so che ci stai dietro, lo so. Mannaggia, mi sa. L'ho presa qua. Niente, errore mio che non ho sfruttato le occasioni, però vabbè. Dritto, dritto, sono dritto. No. Dai. Allora, no, sì. Ha passato il joystick al fratello, basta. Ho capito, ho capito. Sta giocando sporco questo, me lo sento. Vai Alessandrino, guardalo che bello Alessandrino, ah, spettacolare. Robben, gira. Aspettalo, eccolo. Oh, David Luiz prende il pallone, è impazzito. No, l'ho preso, basta. Preso il gol, ragazzi. Allora, ci sono delle cose da spiegare. Allora, prima cosa da spiegare è che lui fa i tiri con Vinicius Junior, io faccio dei tiri con dei giocatori che sono un poco più forti di Vinicius Junior. Dovrei fare dei gol un poco più, o no, più belli, più potenti, almeno entrano sti tiri. Vabbè, pazienza, dai. Ora ragazzi, giochiamo seriamente perché sennò non facciamo gol, ok? È proprio quando gioco seriamente che non faccio gol, però vabbè. Dettagli, dettagli. Vabbè, ho detto, se gioco, quando gioco seriamente non faccio gol. Gira. No, dai, era perfetta in mezzo, c'è David Luiz, ma no, fa schifo David Luiz, perché? Perché mi fai questo? Cosa vuoi, soldi? Ti do la paghettina. Vai, dai, ti do 2000 crediti così ti vai a comprare un difensore migliore. Scherzando, ovviamente. Però la cosa è che non ho mai shoppato, quindi... Ve lo posso giurare su chi volete, ma io non ho mai giocato su questo gioco. Ah, l'ho persa prima di poter recuperare. Ah, e questa è una cosa molto particolare di questo gioco bello. Ho del mio internet che hanno messo la fibra da 3 giorni. Da 3 giorni che ho sta fibra e non va manco bene. Adesso. Se non vengono qua e nemmeno giusta, voglio il modem d'oro. Lo voglio adesso perché ti ho fatto venire a casa mia. Sei stato almeno 4 ore ad aggiustarmi il coso, a mettere due fili a lavorare. Poi alla fine non hai manco aggiustato niente. O è colpa di quella roba là che dovevano aggiustare. Se no, beh.
Non vado io a casa loro, li faccio vedere. Anzi, mi prendo il loro router, ecco qua, è così che si risolve la questione, ragazzi. Pacchetto Romaxi 26. Cos'è, ragazzi, questo? Cioè, mi dà 26 giocatori. Mi dà 26 giocatori. Penso. Non so se ho capito bene, bro. Quanti punti mancano? 180. Io quanti punti devo fare? Allora, sono la bellezza di niente, praticamente. Non credo ci siano punti. Una partita, ragazzi, per aprire il pacchetto Ultimate. Ultimate. Davis senza contratto. Facciamo il rinnovo, su. Noto che vuoi giocare nella mia squadra, ovviamente. Non ti tengo per. Non ti tengo forzatamente. Ne sono sicuro. Ti diverti a giocare per la squadra mia. Aspetta. Tattiche. Ecco. Lui deve andare. Vai in attacco negli ultimi minuti della partita se stai perdendo. Effetto inserimenti offensivi quando la squadra attacca. Perché no? Non me ne frega a me. Ali. Perché a me, per me Alaba, guarda quanto Alessandrini, non cambia niente. Corre più di tutti. Questo è il bello, ragazzi. O col pallone senza pallone, corre più di tutti, ragazzi, Alaba. Non oso immaginare l'87 con la Champions Road to the Final, la UEFA Champions League Road to the Final. Non oso immaginare un giocatore del genere. Depay. Ah, ragazzi, secondo me un Depay alla Juve non sarebbe male. Secondo me un Depay alla Juve non sarebbe male. Con il link magari tipo modificano la carta anche se non l'hanno mai fatto, però se lo fanno secondo me è fantastico, perché posso linkarlo con il signor Politanos e poi qualcun altro che può essere il Papu Gomez, può essere Dybala, può essere chi vuole questo gioco, quindi Stonks. Veramente pure con Alessandrini potevo fare una bella intesa, però se avessi preso Talisca prima, poi avrei comprato Texeira, Talisca, AT, Texeira, ATT, e poi, anzi no, vabbè pure il contrario volendo, poi metto Oscar con la, quello, lo metto CoC, Alessandrini a destra. Cerca qualcuno. I cani miei. Festa, fan. Che belle feste, ragazzi. Comunque, non so se avete, non so dove, come funziona da voi, però tipo, da noi è zona rossa oggi, domani, il 4 è zona arancione, però il 5 e il 6 ovviamente è zona rossa, il 7 magicamente ritorna a zona arancione, proprio il giorno in cui devo andare a scuola. E questa, ragazzi, è un complotto, è un complotto, ne sono sicuro. Dobbiamo protestare. Avvio io, ragazzi, una protesta. Se volete, scrivete, facciamo una protesta, è incredibile. Allora. Ovviamente qua ci va il tizio migliore, poi qua Davis lo spostiamo, ci metti tizio Sempronio. E poi ci metti tizio Sempronio di qua e qua Caio. Basta. Ed è là che finisce tutto. Contro questo penso di vincere. Cioè, in realtà no, non penso di vincere, penso di perdere, però sempre ottimismo. Ragazzi, ottimismo. Ovviamente mi apri che sta girando attorno, così è un free. Non so cos'è, come.
che sto dicendo, manco io so che sto dicendo. Vai, Memphis, devi fare tiro da fuori area. E tiro da fuori area. No, vabbè. Non è uscito, mi sa. Vai, Sinclair. Fagli vedere. Falla a casa mia. Boom. Mamma mia, che stecca. Che stecca di Robben. Che stecca che ha tirato. Treppiede debole, fa schifo, però tira bene di sinistro. Tira delle certe stecche pazzesche. Worka, worka, ragazzi. Prendetevelo se avete crediti. Super sub, usatelo. Dovete tenerlo in squadra per forza. Questo vi svolta le partite. O super sabo, lo tenete titolare per svolta. È un giocatore, secondo me non ce ne sono altri come lui sulla fascia destra. Non credo. Ragazzi. A parte per il suo C2 viene debole, però anche gli olandese, magari lo vuoi linkare con Promes, per esempio, voglio dire. Comunque, siamo là. Ragazzi, ho visto quella cugna là, ragazzi, mi stuzzica. Mi stuzzica sinceramente quella cugna, però un giorno lo farò, un giorno lo farò, ragazzi. Cioè, in realtà lo farò, però siccome non ho niente da fare, lo faccio. Sono rossa, non posso fare niente. Faccio a cugna, che devo fare? Agugna matata. Agugna matata, ragazzi, ben ritornati dal vostro Acuña. Alaba, guardalo. Allora, fai gli inserimenti offensivi. Questo è un inserimento offensivo. No. Alisson si è buttato a caso. State zitti, cani. Si sta nervosendo. Basta che non mi mangi, per il resto puoi giocare. Memphis, vai, gira dritto. Vai. Ma fa un bagno, va, per favore. Vaffanculo. Werner, muori. Non esiste una mano. No. Il timo si può usare per insaporire i pasti. Lui insaporisce le squadre. A casa mia è fallo. Non so a casa degli altri. Allora, io mo faccio un bel passaggetto tattico di qua. Bello. Allora, guarda Robben, guarda. Ao! Per me questo era fallo, per me questo era fallo. No, io ho fatto un buco, mannaggia la miseria, muori! Guarda che muori! Boom! Ao! Robben! Ti riporto in casa di riposo. Fai il buono. A cuccia. Oh, ma Robben ha 36 anni, sembra che ne ha 150, ragazzi. La regina Elisabetta sembra più giovane, ma è possibile. Boom. Si porta malissimo 36 anni, mannaggia. Vai, vai cavo. Guardalo, guardalo. Sento dove è la baguette. Sta correndo. La baguette in porta sta. Se la tiri dentro, la baguette la do. Adesso te la do in mezza, si segna però. Perché ti ho detto, la prima volta. Va bene, ci sto. No, scherzo. Ma?
Va bene, che succede? Non lo so, qualcosa sta succedendo. Bello, bello Ciru. Vai Ciru, ruba sto pallone, ruba sto pallone, vai Ciru. Uno del Sium. Scherzo. Prendilo, attaccalo. Mannaggia. Robben. Dai che la casa di riposo ti aspetta. Su. Dai, fagli vedere che una gamba ti funziona ancora. La sinistra è l'unica che ti funziona per il momento. No. Robben, lo so. L'età, i 36 anni si fanno sentire, anche se ne hai 55. Guarda ragazzi, chiamate uno psicologo per me, vi prego, non ce la faccio più a vedere sempre traverse così. È da stamattina che prendo traverse. E poi gli altri fanno dei tiri così e segnano, perché? Kevin De Bruyne, vai a fare mamma, ho perso l'aereo su, che ti riesce pure bene. Vedi che capelli color carota che c'è. Ci faccio un'insalata. Allora, Harry Potter. Questo è Harry Potter, ne sono sicuro. Kevin De Bruyne. Vabbè, sicuramente ha stregato la porta, perché a prendere traverse così. Sono messo occhio in maledetto, raga. È il malocchio questo, è il malocchio. È il malocchio. Purtroppo sì. Purtroppo sì. Ci affligge questo malocchio. Ragazzi. Poi. Vediamo un po'. No, ha paura di startare, raga. Ha paura di startare. Ha paura di startare. Non gliela fa più. Non gliela fa più. Aspetta, ma che le sono, ragazzi, ma che le sono? Sono le 7. Sono le 7. Dopo sta partita si apre il pacchetto. Si va a vedere. Magari trovo un headliner. Vediamo le SBC che sono uscite. Gli obiettivi. E Stonks. E basta. Sta fermo. No. Ma già, che fate poi? Pazzito. No. Gomez. A me ha fatto schifo Gomez, ragazzi. Sinceramente è meglio Alaba. Oppure metti. Una Harry Maguire e poi si risolve tutto. Comunque Harry Maguire in attacco era più forte. Mbappé invece ci fa schifo. Deve fare Mbappé. Che deve fare Mbappé, ragazzi? Mi spiegate che deve fare Mbappé in confronto di Harry Maguire? Ti fai tiri sotto al 7, Maguire. Vai anzi, che vabbè, ovviamente dopo c'è Alaba, perché prima Maguire, poi c'è Alaba. Che deve fare Alaba? Maguire è molto meglio, con i 50 di velocità, poi 20 di tiro. Cioè, c'ha uno di tiro. Dettagli, dettagli. Burkina Faso. Quel Fabinho è pericoloso di destra, secondo me. Guardalo. Bravo Robin. C'è la scatola. Scatola gialla. Guardalo De Bruno, guardalo De Bruno. Tutto in avanti, vediamo se arriva qualcuno. Prova, vabbè. Beh, tutto in avanti ha fatto, però beh. Non era proprio quello che volevo, però. Ragazzi, vabbè dai, giochiamo seriamente. Che facciamo? Seriamente? Mannaggia, miseria, mannaggia. Giochiamo seriamente adesso. Vai. Al calciano di destra.
si è visto, cioè, non so se si è visto che ha calciato di destro, però ha calciato di destro, ragazzi. Non, lo so che non ci potete credere, però. Calciò di destro. Mamma mia. Gira. Boom. Ah, fa un bagno. Sinclair. Com'è che in live mi fai sempre ste cavolate? Quando gioco io con te, mi fai le biciclette, i tiri al volo. Non lo so. Corri. Poi, a parte questo, niente, però vabbè. Dribbli qualcosina, fai qualcosa. Vai. Mamma mia, De Pai. Di sinistro, col trebile debole, mamma mia. Guarda che stecca che ha tirato. Si è steso pure, ha detto vabbè dai. Mo mi metto a dormire, ho fatto il gol oggi, basta che ho fatto il gol, poi per il resto fate voi. Vai. Vai Alessandrini. Oh, Alessandrini, corri però. Allora, ragazzi, spettacolare. Spettacolare questa partita, direi altrettanto spettacolare. Contando il fatto che ho trovato secondo me l'equilibrio perfetto tra tutti i giocatori. Contando anche questo, siamo arrivati a una conclusione, che è una bella squadra. A parte Robben, che non so perché, tipo altri giocatori, anche quando gli finisce la stamina, continuano a correre. Lui, quando gli finisce la stamina, diventa un pezzo di legno. E a quel punto che devi chiamare la casa di riposo. E devi fargli fare i massaggi cinesi e poi siamo a posto. Poi per la partita prossima è pronto. Oh, si è arrabbiato, eh. Gli ho detto sta roba, si è arrabbiato. Vai? No, cattivo. Robben? Biciclettas? Biciclettonas? Bello, Robben! Ma che è, signori? Sei risvegliato? Ho detto la faccia tua. Ma dai, i miei 50 anni come li porto bene, eh? Anche se ne ho 36, ma ne dimostro 50. Guarda come sorrido, eh. Un Gremlins. Vai. Memphis Depay. Non mi si smacca il portiere, eh. Vabbè. Allora, io non ho fatto niente, ha fatto tutto lui, ha buttato fuori e ha portato a porta. Vabbè, mi è sembrato un poco un pezzo di legno in quel momento, ho fatto 100 anni per fare una finta, vabbè, dettagli. Werner, guardalo! Burkino Faso, è partito, attenzione, potente. Memphis. Contro la porta, uno contro uno. Memphis, se lo salta, gira sto pallone. Incrocia, no. Peccato. È stato bello finché è durato. Adesso mi faccio col con Alaba, impazzisco. Bello, Memphis. Recuperiamo da 3 a 1 a 4 a 3. Ho detto che non stavo giocando seriamente. Ovviamente non stavo giocando davvero seriamente. Anche se non stavo giocando seriamente. Stavo giocando seriamente, però stavo perdendo. Adesso è il momento di Alaba. No, Werner, stai calmo. Stai calmo, dopo ti do un. Non so, un booster, cosa vuoi? Werner, ho capito che sei tedesco. Ti mancano i piatti originali tedeschi. Originali, scusate. Alessandrino, come si smarca Alessandrino? Robin? Boom. No, Petravera. Oh, se dovessimo fare una crossbar challenge, la vincerei io. Dai, bro.
Tre pali ho preso. Brutto, sto già mi recupera a rosico. No, mo recupera, guarda. Cioè, ma è destino che deve recuperare, secondo me. Questo gioco non vuole farmi vincere. È un complotto questo. Fallo, no, scherzo. Beh. Bello, bello. De paio. Sta squadra, ragazzi, gira che è una favola, ragazzi. Gira che è una favola, non c'è niente da dire. Guardalo. Beh, ovviamente questo passaggio era per fargli prendere un po' di vantaggio. Adesso, ragazzi, è il momento del gol di Alaba. Vai, Alaba. Prendi sto pallone e corri. Ma si smarca tutti, guardalo Alaba, 90 di velocità, c'ha quanto c'è di velocità Alaba, però corre, va bene, questo è l'importante, Alaba, si smarca tutti, si gira, di nuovo, vuole andarsene, se ne va, si gira di nuovo il pallone, lo tira, la incrocia, no, vabbè, ci ha provato, va bene, vabbè, abbiamo vinto, questo è l'importante signore, l'importante è questo, che abbiamo vinto. Allora, questo qua c'ha pure il malocchio, guardate, guardate questo occhio maledetto. Lo sapevo io. Lo sapevo. Adesso vediamo il pacchetto Ultimate che mi deve dare dopo le 200 Rivals. E poi vediamo che cosa è uscito verso le 7 perché io non ho visto niente, ragazzi. Stavo giocando così, tranquillo, poi tutto un tratto mi ritrovo. Mi ritrovo alle 7:50 e. Non ho visto cosa è uscito. Aspetta, prima vado negli obiettivi, già che sto andando negli obiettivi, vediamo cosa è uscito. Allora, obiettivi, signori, che è uscito? Vabbè, lo sapevo. Niente, penso. È uscito qualcosa, non lo sapevo magari. Ecco, il pacchetto Ultimate. Ultimate, come volete chiamarlo, io non lo so. Basta che è un pacchetto. Vediamo che se è uscito qualcosa, in teoria qua dovrebbe uscire. Penso niente, vabbè. Vediamo l'SBC, secondo me è uscito qualche headliner. Ragazzi, uno esce tipo Adama, io sto rosicando. No, non è uscito niente. Ah, a parte questo, però vabbè. Giocatore raro con valutazione, ok. Poi, niente. Aspettate, vediamo qua che cos'è sto pacchetto, cosa richiede. No, non è questa in realtà, però. Vabbè. Poi apriamo il pacchetto Ultimate. Allora, vediamo cosa richiede. Una squadra 84, 70 intesa. Onesta, ragazzi, volete farla? Fatela, sinceramente. È molto più che stonks, sta cosa. 86 più. Ne valsa la pena, sì, secondo me. Dura 6 giorni. Fatela. Ragazzi, è arrivato il momento, tanto atteso. Pacchetto Ultimate. Signori, magari potrei fare pure il 6BC con questi giocatori che trovo. 3, 2, 1. Allora. Spero almeno walkout, ti prego. Beh, ragazzi, un if, magari sotto c'è qualcun altro. Che fa? Non ti accontenti di un bel if? Un 88. L'ho chiamato? Ok, non è successo niente. Butta al club e non se ne parla più. De Genè. Ah, può anche andarsene. Vai, bye bye. Vediamo se riusciamo a fare quella sfida, ragazzi. Magari la faccio, io la faccio. 86 più, chi se la caga poi?
Non la lascerei mai, non la lascerei mai, ragazzi. Una SBC del genere. Bisogna essere intelligenti nella vita. Secondo me anche Oxlade Chamberlain, quello là, momenti, è bello forte. Secondo me sì. Bello. Ora che ho trovato tanti giocatori forti, perché non li possiamo mettere. A lui, lui, lui. Poi che c'è altro? Aspettate. Lui. Beh, loro, che cavolo, me ne frega a me. Vediamo quanti 84 servono. Questi ovviamente non li do. Non sono così pazzo. Un 83 non ce l'ho, eh. No. Secondo me è qua, poi aspetta, ci metto un 82 qualsiasi, forse pure va. 84, 85, va lo stesso. L'85, penso 84 pure. Sì. Se 84 e Stonks, se no niente. Allora, vediamo. 84, che c'è? 84, boh, un a caso così, eh. Ah, lui Patrizio. Patrizio, Patrizio, Patrizio. Come si scrive Patrizio, ragazzi? Aiuto. Ecco. Ah no? Vabbè. Cerco di fare la squadra e ci vediamo. Non si riesco a farla. Ovviamente pure lui va fuori perché no, non ci sto. Lui va via. Allora, chi metto di qua? Boh. Sono una TT qua, ci vuole. Chi prendo? A parte, allora, Onana sicuro, perché mi fa il link, mi fa, costa poco. Onana, voglio Onana, eccolo. Onana lo voglio sicuro. Onana è cosula, come si chiama? Onana e come si chiama quella leggenda? Quella leggenda danese, Schmeichel, sì, Schmeichel, Schmeichel, però questo qua è il figlio, quindi Schmiello. No? Ah, sì. Eccolo. In realtà questo è il padre. Qui non ci entusiasmiamo troppo. Lui è questo. Lui è scarso, non è come il padre. È forte, però. Ci accontentiamo anche degli scarsi. Ovviamente scherzo, è grande portiere, tutto il rispetto. Rispetto per i grandi portieri, ovviamente. Però qua no, se ci metto lui no, non gli va. Qua un DC, Matip di qua secondo me worka bene. Signor Matip, eccolo. Grande giocatore ovviamente. Qua 84 vanno bene, lo penso. A parte già con questi faccio 10.000 passati, penso. Quindi no. Ragazzi, non la faccio più. Però fatela, ve la consiglio e fatela per forza. Vabbè ragazzi, che dire? Io ora vi lascio. Abbiamo fatto una bella live, ci siamo divertiti. Ora vado ragazzi, che ho anche dei compiti da fare. Ci vediamo alla prossima live, penso che sarà domani, oppure dopo anche mi sa che mio fratello anche farà una live su Fortnite, se vi interessano questi argomenti. Mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un bel like e commentate. Noi ci vediamo alla prossima live, ciao.